È stato un vero successo la prima BCF Dream Cup Sogniamo Insieme, organizzata dal Brescia Calcio Femminile, della presidente Clara Gorno e del direttore generale Pietro Sbaraini. Sono state 3 giornate intense all'insegna del divertimento, dell'inclusione e della riscoperta di valori importanti, quali condivisione, amicizia e socialità. 32 squadre si sono affrontate portando sulle maglie non un nome specifico, ma un attestato simbolico che rappresentasse appunto dei reali valori da trasmettere, come speranza, abbraccio, protezione, allegria ed altro ancora. Particolarmente significativa la giornata di Pasqua con l'omelia celebrata da Don Paolo Paganini, il concerto di Matteo Faustini ed il convegno tenuto dalla dottoressa Manuela Lomini di Fondazione Poliambulanza sul tema attuale del papilloma virus. Il giorno precedente era stata la volta dell'avvocato Francesco Sardi Deletto, che ha voluto sensibilizzare su una tematica molto attuale e rilevante come il problema del cyberbullismo, mentre Alvise Casanova, country manager di Specialisterna Italia, ha affrontato nel giorno di Pasquetta il tema dell'inclusione di persone con disabilità. La risposta delle famiglie bresciane è stata ugualmente importante, con tante presenze nel corso della 3 giorni. Oltre ai partecipanti alle partite di calcio, che sono stati circa 400, comprese le ragazze del Brescia Calcio Femminile, le tribune del Centro Sportivo Rigamonti hanno accolto famiglie ed amici per una Pasqua sicuramente diversa. L'appuntamento adesso è la 2ª edizione, già messa in calendario per il prossimo anno.